Welcome back da Max Black, siamo nella finalissima di Champions League. Oggi si deciderà il nostro futuro. Siamo arrivati a questa finale di Champions dopo che il computer o comunque l'intelligenza artificiale ci ha messo contro di tutto. Persino nell'ultima partita di campionato si è infortunato, pensate un po', Royce. Quindi saremmo costretti a giocare con Diego dietro le punte e il nostro giocatore migliore, cioè Royce, non potrà giocare per infortunio, pazzesco. Però noi siamo qui, io vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale, abbiamo fatto una grande cavalcata con una squadra partita dal nulla, giocatori 60 e gente allucinante, ma siamo arrivati a questo punto. Finale di Champions, pensate un po', contro la nostra diretta rivale, la Juventus. Siamo pronti, ecco lì la coppa, guardate tutti i fotografi, siamo allo stadio di Manchester ad affrontare questa partita. Vedete, questa è la mia formazione, c'è Daniels messo lì perché c'era la qualsiasi infortunata, sono arrivati devastati a fine stagione. Questa è la Juventus, guardate che formazione mette contro, ha cambiato un po' il centrocampo, devo dire, ha comprato Vinicius Junior, ma la formazione è quella, c'è Cristiano Ronaldo in attacco, quindi pensate un po' che difficoltà dobbiamo affrontare. Ma noi siamo pronti, si comincia. Il calcio d'inizio è nostro, Witzel subito a impostare, la finale è cominciata. Pressing altissimo della Juventus, c'è Zaccaria, attenzione Zaccaria che nei momenti, attenzione Jovic, attenzione subito, ci porta via palla Rugani, peccato, già era l'azione pericolosissima, già ci eravamo incuneati. No, tre volte compresa questa che ho affrontato la Juventus non mi hanno mai messo Douglas Costa da quella parte, quindi staremo a vedere. Vai Tevez. Attenzione perché Rugani mi sembra che riesce a recuperare, però spesso lo trovo fuori posizione, quindi vediamo adesso come va. Attenzione, dovrebbe essere mia. Ok, ripartiamo da fondo campo, rimette il portiere. Ragazzi, troviamo un po' di quadratura, prego. Bella Bruno Alves. Buttiamola tutto via perché qui sento pericolo. Tevez in contropiede, attenzione, partita questa palla assurda da Diego. Vede in mezzo Jovic, attenzione, traversa. Non ci credo, ma com'è che non è entrata? Traversa, palla, non so com'è che non è entrata Jovic, non ci ha messo forse la cattiveria giusta. Com'è che non è entrata sta palla, assurdo. Questa palla è partita da Diego con un passaggio chirurgico a Tevez. Di nuovo. Oh mio Dio. Pazzesca questa azione, ma come se l'è mangiata Jovic. Vai Jovic. Jovic ancora. Vede Depay. Depay. C'è punizione qui, arbitro. Punizione. La sudditanza c'è. Bella Diego. Ancora Diego con questo 1-2. Diego! Peccato, calcio d'angolo però. Vediamo come va a finire questo calcio d'angolo. Bella giocata con questo 1-2. Depay, Diego. Guardate qui. Diego aveva scatenato un tiro di una potenza pazzesca. Vai Depay con questo calcio d'angolo nella nostra occasione. Stanno soffrendo. Diego ancora. Zaccaria, mettiti fuori aria. Bene Valencia. Attenzione Valencia, vede Tevez. Un colpo di tacco inutile, però spettacolare. Jovic di testa. Di testa è difficile contro la Juventus, anche se Jovic ce l'ha il colpo di testa abbastanza potente. Ragazzi, eccoci nel secondo tempo. Sempre vi invito a mettere un like e iscrivervi per questa finale di Champions. Abbiamo avuto un'occasione che... Mamma mia, veramente Jovic e cosa si è mangiato. Dall'area piccola, c'era però un casino di gente nell'area piccola. Dobbiamo... Fallo, arbitro. Che sta succedendo? Dobbiamo essere sinceri, c'era tanta gente, però... Vai Tevez! Che tiro fai, Tevez? Che tiro fai? Allenatore, bravo, fai bene a incazzarti come una iena. Che tiro ha fatto Tevez? Se l'è mangiato qui. Si sente che è una finale.
Mi sarebbe servito comunque Royce, peccato che qui in queste partite importanti ha sempre il boost in più. Da loro è entrato Paolo Dybala e questo mi preoccupa alquanto, perché comunque è sempre un giocatore molto più pericoloso di Douglas Costa. Attenzione, bella Tevez, questo tocchetto sotto, Zaccaria nelle partite. Fuori gioco, non ci credo. Ma dov'è questo fuorigioco? Dov'è? Inventato, sembra quello di Cristiano Ronaldo contro il Parma. Attenzione, c'è Tevez sulla fascia. La passa dentro. Jovic si gira in un fazzoletto. Gol! Gol di Jovic! Sblocca la partita al 70esimo praticamente. C'è questa azione sorniona di Tevez da quel lato. E segniamo al 70esimo in finale contro la Juve. Loro avevamo messo già in campo Dybala per mettercela in quel posto alla fine, ma noi ce l'abbiamo fatta. Jovic segna, sblocca il risultato. Loro mettono in campo tutto quello che hanno, Matuidi, Dybala, Douglas Costa, di tutto mettono in campo. Ma noi dobbiamo resistere. Non mi sta piacendo molto la partita di Depay, comunque è molto marcato, bisogna dire. Bella Depay. Vede Zaccaria. Zaccaria di nuovo verso Jovic. Di nuovo Jovic. Attenzione, paratissima. Era un po' centrale. La partita si è infiammata. Non stava succedendo un cavolo. Però tutto in un tratto è partito tutto. Attenzione. Vai Bruno. Bravo. Di nuovo Jovic si fa vedere. C'è Zaccaria. Attenzione, Zaccaria. Zaccaria carica il tiro. Paratissima di Perin. Zaccaria quanto è cattivo sto giocatore, credo sia il giocatore mio preferito a questo momento, perché ha veramente portato su la squadra, guardate che bomba che ha tirato. Attenzione però c'è il calcio d'angolo che hanno buttato loro dentro. Che sì, che se lo sono comprati dal Milan. Calcio d'angolo Depay. Vai Bruno, di testa, Bruno! Non va, peccato. Attenzione qui. Pericolo. Valencia, sei l'ultimo uomo, stai attento. Lancia in avanti Valencia alla disperata. Butto questa palla così è come viene, dobbiamo comunque amministrare per non dire che dobbiamo fare un po' di melina. Molto complessa comunque quando la Juventus attacca proprio al massimo. Cristiano, attenzione. Butta via questa palla, stiamo soffrendo. Loro si sono buttati tutti in avanti, non gliene frega niente di ormai di difendere, giustamente. Ma noi dobbiamo resistere. Attenzione, potevamo anticipare qui, peccato. Che sì, fresco. No, no, questo calcio d'angolo non glielo dovevamo dare. Vi faccio vivere pure gli ultimi minuti a voi perché è una partita troppo complessa questa. Dove abbiamo sofferto. Attenzione, butta fuori sta palla subito. Fuori, fuori, fuori! Bravo Tevez, sei immolato a questo tiro. Sono tutti in avanti loro, sono tutti in avanti. Bravissimo Witzel, ruba palla. Non ci interessa di fare un altro gol, dobbiamo perdere tempo. Attenzione. Vede dall'altro lato, ma non ce la fa. Vede dall'altro lato Tevez. 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 C'è il gol finale, Tevez. Ci portiamo a casa la Champions contro la Juve. Guardate che contropiede devastante, loro erano tutti all'attacco, incredibile Tevez, guardate come si è infilato e boom sul primo palo il portiere non può niente. 2-0, ce l'abbiamo fatta signori, ce l'abbiamo fatta. Un'impresa vincere la Champions contro la Juve, pazzesco, pazzesco. La Juve, la nostra bestia nera di quest'anno, non ci ha fatto sudare fino all'ultimo. Mi raccomando, un like per questa partita incredibile, per questa stagione assurda che ci ha portato dalla qualificazione in Champions League dell'anno scorso fino a questa stagione dove addirittura l'abbiamo vinta con dei rinforzi importantissimi di quest'anno. Ottimo l'arrivo di Depay a gennaio che ci ha dato quella spinta in più. Guardate come stanno festeggiando, ecco la Champions è comunque quella finta perché i diritti ce l'ha FIFA della Champions, però è quella la coppa, abbiamo capito. Vittoria del Max Team, la Champions League, i nostri tifosi esultano.
si fanno delle foto. Grandissima, grandissima stagione veramente. Mi sono veramente divertito. Questo PES mi è piaciuto un sacco. Adesso vedremo come andrà a finire questa serie, se vi porterò solo qualche partita saliente della prossima stagione, ma staremo a vedere. Io vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale, guardate tutta la serie perché è stata tutta bellissima. E ci vediamo prossimamente con Max Black in altri video. Spettacolo, abbiamo vinto la Champions.